a tutti ragazzi, sono Carly, oe che è Carly, e spero che tutti abbiate notato la mia bellissima maglia di SpongeBob. Oggi siamo qua su Minecraft. Guardate come siamo sempre belli con la nostra incantevole armatura innederite. La volta scorsa abbiamo costruito una cosa che adesso sfrutterò per sempre e che io amo tantissimo, ossia la farm di mob. Guardate, per chi si fosse perso il video della volta scorsa, questa è la nostra farm di mob. Da adesso in poi verremo sempre qua sotto. Oh, ancora i mob non sono spawnati. Dobbiamo aspettare qualche minuto. Nel frattempo, in questi 5 minuti che aspetteremo insieme, potete fare tantissime cose, come mettervi gli occhiali, che sono un po' sporchi, quindi li puliamo, idratarvi e bere tanta acqua, perché bere acqua è tanto importante, mangiare un panino e soprattutto leggere qualche pagina di questo bellissimo e incantevole libro. Guardate, lì sotto ci sono già delle persone in attesa di essere accoppate da noi. Questo non c'entra in realtà, quindi spero che si levi al più presto. Dove sei? Perché voi non siete dentro la farm, mi chiedo io? L'ho fatta apposta. E invece no, dovete essere qua, in mezzo alle scatole. Non ci provare? Non ci provare? Non ci provare? Assolutamente no. Tac, morto. Ok, adesso vi faccio vedere la figata che io adoro fare. Tac, tac. E guardate quanta esperienza ci siamo fatti. Poi la cosa bellissima che adoro è che qua, no, non in questa cesta, ma in questa cesta, guardate che meraviglia tutte queste cose. Mi piacerebbe con voi avventurarmi alla ricerca della giungla, perché ve l'ho promesso tantissime volte che l'avremmo trovata, ecco, prima o poi. Mi piacerebbe tantissimo quindi cercare con voi il bioma della lama della giungla. Andremo un attimo nel magazzino, io direi che ci possiamo equipaggiare un po' meglio. Vorrei farvi vedere un piccolo cambiamento che ho fatto nel magazzino. Voglio farvi vedere, allora, a parte che ho un po' riordinato qua le ceste, principalmente al piano terra. Allora, abbiamo quercia, abete, betulla, vedete che ho messo tutti quanti i cartelli. E qua giù ho messo la cucina, guardate, ho fatto una sorta di stanza segreta. Semplicemente qua c'è l'angolo col tavolo. L'ho un po' decorato in questo modo e ci ho messo praticamente tutti questi cosi, forno fusorio, affumicatore. Qua sotto ho messo tutti i calderoni con l'acqua. Detto ciò, mi piacerebbe prepararmi con voi per questa avventura. Guardate, ho fatto un nuovo angolo mob. Al piano di sopra invece non è cambiato praticamente nulla. Allora, direi che ci possiamo attrezzare. Non ho mai preso uno smeraldo in vita mia, quindi non so perché sia qua. Io non avevo così tanto lapislazzoli in realtà. 4 smeraldi, ma io non li ho mai presi. Cosa? 21 diamanti. No ragazzi, io vi giuro che non li ho mai presi. Chi li ha messi? Tutto sto carbone mi risulta che già ci fosse. Scusa, nelle altre ceste? Ferro? Non mi ricordo quanto ne avevo prima. Questo credo sia sempre stato così. Rame anche. No ragazzi, scusate. Io non li ho citati. Anche perché... Ecco, vedi, questo è molto strano. Credo di aver capito cosa sia successo. Qualcuno è entrato nella mia vanilla. Qualcuno? Chi è stato? Non mi sente. Mi sa che sia stato Kendall. No ragazzi, non ci credo sia stato davvero lui. È una sorpresa gigante. Che carino. Ho il miglior fidanzato del mondo. Amore. E quindi ragazzi, con tutti questi diamanti cosa ci possiamo fare? Lo faccio? Le faccio le gambine? Le faccio e mi faccio anche una nuova spada. A questo punto. Allora posso farci la spada. Scusate ragazzi, a sto punto ci faccio dei bei pantaloni. Guardate qua che belli. Guardate, siamo di tutti i colori. Viola, azzurro, viola scuro, barra marrone, barra di che diavolo di colore è la nederite. E il minoro, siamo bellissimi. Qua, dimmi che ha messo dei detriti antichi. No, non è questa, è questa. Buongiorno, siamo freschissimi per partire per una bellissima avventura in cerca della giungla. Non vedo l'ora ragazzi, perché così finalmente potremo fare le fave di cacao,
potremo raccogliere le liane, il nuovo legno, potremo magari prenderci un... Adesso quasi quasi porto con me i semi. Potremmo prenderci, se ci capita, un pappagallo. Ok ragazzi, direi che siamo pronti per partire per la nostra avventura. Andrò totalmente a caso perché non ne ho proprio la più pallida idea di dove possa essere questa magica e gigante... Oddio, magica e gigante giungla. Non ho idea di quanto tempo ci vorrà, quindi ho iniziato a registrare questo video, fate conto, quasi un quarto d'ora fa. E non ho idea di quanto ci impiegheremo, perché io di solito ci impiego tanto a fare i video. No, ragazzi, il lupo! Ti prego, con la carne? L'ho conquistato! Vieni con me! Ti prego, nuovo cane! Eh no, la carne non basta. Pazienza! La prossima volta ci organizzeremo con le ossa, saperlo. Mi preparavo prima. Se effettivamente un nuovo animale addomesticato ci servirebbe. Oppure mi porto una mucca al guinzaglio, non lo so. Guardatela quanta lava che scende, mamma mia. Non vedo l'ora di prendere la barca e andare nell'oceano. Chi lo sa, magari troveremo cose incredibili. No, qua ho bruciato tutti gli alberi, stupida lava. Se vi devo essere sincera, odio tantissimo il bioma della... No, anzi sì, vi accoppo. Odio tantissimo il bioma della palude. L'ho sempre odiato, non mi è mai piaciuto. Ha proprio colori spenti, per me è tristissimo. Spero di andare almeno nella direzione giusta, ragazzi. Non so veramente quanto ci impiegheremo. Che bello là. Cavolicchio. Credo che di non esserci mai stata in questa zona nuova. Villaggio. No, la mia spada, ridammela. No, andiamo subito a depredare questo villaggio. Siamo sicuri che non ci siamo mai stati, vero? No. Io nella palude qua ancora non ce l'ho mai stata. Chi lo sa, magari ragazzi, la volta buona è che troviamo le rape. Anche se dubito. Qua che abbiamo? Pane, buono il pane, mela. Prendi tutto, prendi tutto. Di che si stanno raccontando le poesie? Basta lanciare la spada. Nell'avventura che abbiamo fatto la volta scorsa, precedente, dove finivamo appunto in un villaggio di ghiaccio, quelli con l'iglu, in tanti di voi mi hanno detto che se io avessi scavato il pavimento avrei trovato delle cose super magnifiche. Ma io non lo sapevo nel pavimento quello della casa di iglu, non lo sapevo. Infatti sono tentata di ritornarci, ma non credo assolutamente di potermi mai ricordare la strada. Ho visto che c'era una chiesa possibile, eccoti. Direi che qua abbiamo concluso il nostro tour. Non c'è nient'altro da vedere. Oh no, santo cielo, sta venendo il tramonto. Comunque che scatole. Ma questo va letto all'orario dei polli, fammi capire. Uffa, comunque volevo il tizio con le cose belle. Come si chiama? Il fabbro. Tizio con le cose belle. E lassù invece? Non ci siamo stati. Che cosa avranno lassù? Secondo voi dovrei andare a dormire qua? La faccio sta stupidaggine? Ho sempre le coordinate di casa, ragazzi. Non vi dovete preoccupare. Dai, dormiamo qua, ragazzi. Ci sono gli alberi belli. Blocco di fungo. No, è bellissimo, ragazzi. È bellissimo. Perché non me lo dà? Cosa devo fare per prenderlo? Ma non mi dà nulla. Questa cos'è? La quercia scura, immagino. Esatto. Che non l'abbiamo mai avuta. Guardate quanti bei girasoli. Oddio, non li avevo mai visti. Prendi. Che belli i girasoli. Li metto nella mia bellissima vanilla. Bene, il nostro viaggio continua. Dopo la raccolta dei girasoli possiamo andare avanti. Ragazzi, sto camminando da tanto, ma ancora non ho trovato nulla di eccezionale. E sta venendo notte, ho tanta paura. Non so cosa fare, se scavarmi un buco nel terreno. No, vabbè ragazzi, non ci credo. Non ci credo, un altro. Ma quanti ne abbiamo trovati? Vi prego, ditemi che avete le rape, le barbabietole. Dai, mo, venite. Uno, due, uno, due, uno, due. Hanno zucche. Troviamo un letto e continuiamo il nostro viaggio. Anzi, c'è anche questa da depredare prima di dormire, scusatemi. Il telaio, sì, prendiamo e portiamo a casa. Anche se non si toglierà mai col piccone. Bene ragazzi, allora il nostro viaggio continua. C'è una volpe! Oddio ragazzi, le volpi, come si conquistano?
Oddio, scusami, non ti avevo visto. Basta, vai via, non ti voglio. Ragazzi, scrivetemi nei commenti come si conquistano le volpi. Che voglio assolutamente saperlo. Così la prossima volta magari avremo un cane e una volpe. Chi lo sa. Ragazzi, qui ancora nulla. Sto camminando e camminando. Oh! Che cos'è? Coniglietti, venite qua. Venite, venite. Vabbè, stupido. Dove sono i coniglietti? Li volevo. Venite, che piccoli. Voglio fare lo stufato di coniglio. Beh, almeno speriamo di trovare il tempio del deserto a questo punto. Magari un po' di cactus forse dovrei portarmeli a casa, che dite? Beh, direi proseguiamo dritto per di là e vediamo che cosa ci riserva il futuro. È notte ancora, non so per quanto dovrò camminare. Anyway, oh! Scusate un attimo, mi sembra di aver intravisto la giungla. Ragazzi, ragazzi, sono un attimo emozionata. Scheletro a parte, stupido. Ragazzi, è un miraggio, quello è davvero il bioma della giungla. Ce l'abbiamo fatta per caso dopo 1400 episodi a trovare la nostra giungla. Oh mio Dio, mi metto a piangere. Oh, ragazzi, se è davvero il bioma della giungla, mi metto a piangere. Spostati, polipo stupido. Non ci credo, dopo 1000 episodi l'abbiamo trovato. Guardate quanto sono belli i loro alberi. Mi sarei dovuta comunque portare delle... Perché non mi guarda? Mi sarei comunque dovuta portare delle cesoie per prendere le liane. Il cacao, dammi il cacao. Oh mio Dio, ragazzi, finalmente potremo fare i biscotti. Il cocomero, dammi, spostati tu, brutto. Oh mio Dio, forse ragazzi non è una bella idea. Mi sarei tipo dovuta fare una cosa del genere. Bene, passerò la notte qua sopra e appena il giorno scende vado a prendere le cose. Oh mio Dio, ragazzi, togliamolo subito. Ah, nuove ricette sbloccate. Oh mio Dio, dovrei anche raccogliere questo legno per fare... per piantare il cacao. Non vedo l'ora, ragazzi, di arrivare nella nostra... Ci ho piantato la lana. Non vedo l'ora di arrivare nella nostra piantagione e tipo... piantare le fave di cacao come se non ci fosse un domani. Il bambù! No, ragazzi, oh, spostati tu. Stupido! Stupido, solamente perché c'è dell'erba davanti non crede che io ti possa ammazzare. Ragazzi, non ci credo, il bambù è nostro. No, che emozione. Prendi tutto il bambù che puoi, lo piantiamo, ragazzi. Questo diventerà bellissimo, non vedo l'ora di farci tutte le decorazioni del mondo nella nostra serra. Adesso voglio vedere come faccio a tornare a casa perché siamo lontanissimi, ve lo giuro, ci abbiamo messo veramente tantissimo a trovare questo bioma. Bene, io direi che mi salvo le coordinate e adesso possiamo provare a tornare a casa. Così potrò tornare qua e finalmente mettere le liane che verranno delle decorazioni assurde, ragazzi, assurde. Bene, ragazzi, ho camminato per veramente tanto, 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 tanto tempo, vi giuro, sono stanchissima. Direi che per oggi è tutto, da Carly anche e dalla mia bellissima maglia di SpongeBob pure. E noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!